Durante la notte, i riflettori di Atoll Jade attirano il plancton. L'enorme concentrazione di plancton fa avvicinare i pesci e molti predatori. I primi ad avvicinarsi ed approfittare del cibo sono alcuni delfini giocherelloni. Le loro evoluzioni ci incantano. Intrecciano dei veri e propri balletti subacquei. Lo spettacolo è veramente stupendo, ma stiamo aspettando altro. All'improvviso emerge dall'abisso un grande esemplare di squalo balena, Rhynchodontipus, il più grande squalo esistente. Dopo un po', gli squali balena sono due, uno molto più grande dell'altro. Intrecciano strane evoluzioni, probabilmente per stabilire una gerarchia, ed ovviamente avrà la meglio il più grande. Ad avere la peggio sarà il plancton, letteralmente aspirato nelle fauci dei due grandi pesci. Ma godiamoci lo spettacolo. I due squali trasportano, come degli autobus, delle grosse remore che partecipano anch'esse al banchetto. Contrariamente a quello che si crede, le remore sono dei cacciatori attivi e dipendono dai loro ospiti solo per un trasporto più celere. La forza delle loro ventose è eccezionale, tanto che alcune popolazioni della fascia subtropicale le usano per la pesca alle tartarughe. I due esemplari sono lunghi dai 4 agli 8 metri, ma lo squalo balena può raggiungere anche i 20 metri di lunghezza. Le due pinne dorsali non sono molto grosse e sono inserite assai indietro. La pelle presenta piccole sporgenze a scacchiera evidenziate dalla livrea a punti bianchi su fondo blu-verdastro. Il ventre è biancastro. La coda ha i lobi simili. Nonostante le dimensioni e malgrado la sua bocca sia munita di 310 file di minutissimi denti, questo animale è del tutto inoffensivo per l'uomo. Si nutre infatti principalmente di plancton e di piccoli pesci, gamberetti e calamari. Quando si alimenta, si avvicina alla superficie ed apre la grande bocca, muovendo la testa ritmicamente da destra a sinistra per far defluire l'acqua e il nutrimento alle branchie, dove degli apparati filtranti simili a setacci fermano le prede. A questo punto il pesce compie dei singulti, dei 7 ai 28 al minuto, necessari per convogliare le prede all'esofago. Si stima che per nutrirsi filtri 2 milioni di litri d'acqua all'ora. Di conseguenza, la concentrazione di plancton e piccoli pesci provocata dai fari della barca è per loro una specie di manna dal cielo. Questi squali possono vivere oltre 60 anni, sempre che non ci metta lo zampino l'uomo. Come si vede dalle immagini, l'esemplare più grande è incappato in un palamito. Tenteremo di asportarlo, togliendo la lenza, ma sarà praticamente impossibile estrarre l'amo, che quindi rimarrà conficcato nella bocca dello squalo. Altri pericoli possono essere causati dalle eliche delle imbarcazioni e da collisioni. Purtroppo lo squalo balena ancora oggi viene pescato da alcuni paesi ed alcune sue parti sono un ingrediente della medicina tradizionale cinese. Non è ancora conosciuto quale sia il reale rischio di estinzione della specie. I due squali sono talmente presi dal banchetto che non prestano alcuna attenzione ai subacquei che nuotano intorno a loro. Capirete come sia valsa la pena di passare buona parte della notte in bianco per stare qualche ora insieme a questi magnifici animali.
E non possiamo che ringraziare ancora una volta il dio Nettuno per il bellissimo regalo fattoci.